come va? Bene, e tu? Va bene, dai. C'è una giornata molto soleggiata e c'è una bicicletta dietro di te. Ottimo, spostiamoci. Qua di fianco si arriva, andando in fondo, verso Monimondo, che è uno dei posti con una delle chiese, diciamo, più caratteristiche della zona. Molti ristoranti, come vedete qua è il parco del Ticino. Oh cavolo, una sella che si è inclinata. Ah. È bella perché non c'è nessuno oggi, va? Sì, adesso arriveranno tutti. Però sì, è perché quel periodo dove fa freschino ma c'è il sole, quindi chi vuole rischiare di prendersi qualcosa va come noi. Però per ora stiamo bene, fa calduccio, ci saranno 14-15 gradi, se non di più. Il cielo, neanche una nuvola. Possiamo dire che è terso, c'è un bel tepore, sì. E quindi continuiamo. Morimondo è di là, noi andiamo oltre. Morimondo nella prossima puntata. Puntata, però quando siamo stanchi, adesso dobbiamo farci il mazzo. Vai, proseguiamo. Andiamo. Ci sono. E pedala! Ti sto raggiungendo molto velocemente! Tartaruga! Qua vengono tante persone che amano andare in bicicletta, però sono successe anche delle cose brutte qua. E l'anno scorso, mentre io facevo il mio classico giretto in bicicletta, due persone si sono andate reciprocamente addosso. Sono scontrate. Sì, esatto, sono scontrate, non mi veniva il termine. E una persona è morta. E quindi quel giorno io sono arrivato e c'era l'ambulanza e c'era del sangue per terra. E allora io ho detto, cacchio, meglio tornare indietro. E quindi mi sono un po' preoccupato perché a volte queste strade sono molto strette. E quando c'è una curva, alcuni vanno molto veloci e non vedono niente. Appena prendono la curva, pam, vanno addosso. Sì, perché come avete visto mentre venivamo in qua, è un percorso molto lungo, molto bello da fare. Però appunto la strada è piccola. E ci sono molti ciclisti professionisti che usano questo percorso lungo il Naviglio che parte da Milano e va avanti verso la provincia per allenarsi, quindi hanno biciclette da professionisti, vanno molto veloci. Non sono biciclette vanno a 5 km all'ora. Sì, le nostre sono bici da ragazzi, insomma. Ce l'hanno pure rubate, cioè sono talmente di poco valore che ce le hanno rubate gli zingari. È un percorso molto bello, però bisogna stare attenti, bisogna stare in fila l'uno dietro l'altro, perché sennò c'è il rischio di cozzarsi, di scontrarsi e può finire male. Esatto, tipo una cosa che io sbaglio è andare con le cuffie nell'orecchio. A volte, poi mi sembra di aver capito che in Giappone non puoi farla sta cosa. In Italia la permettono, un po' dipende dalla situazione. Però andare con le cuffie qua è pericoloso, rischi di fare dei brutti incidenti, mortali anche. Siamo già fermi. Ok, cioè, sempre la sfiga deve toccare noi. Dunque, stavo andando in bicicletta in maniera molto tranquilla e all'improvviso è esplosa la... Qua. Dove? Qua. Ah, sì. Si è rotta. Porca di una... Beep. Sì, è proprio esplosa la gomma. Esplosa. Sì. Quindi adesso... Stavo pensando, se me la metto sulla schiena e vado in bicicletta. Ma va. Però tu rimani qua. Quanto ci metteremo a tornare a casa da qui? Penso... 45 minuti. E in bici quanto ci avremmo messo? 15 minuti. Bene, prepariamoci.
ricordo le strade. E niente, ce la facciamo a mano. Fortunato. È deserto, non c'è nessuno. Ops. Non c'è nessuno. Sì, è vero. È meglio, Così si può stare in tranquillità. Magari si trova anche qualche animale, perché quando c'è tranquillità ci sono molti animali. Sì, c'è un... come si chiama quell'uccello che avevamo visto l'altra volta? Cavaliere d'Italia si chiama. Cavaliere d'Italia, sì. Dov'è? Molto bello. No, non c'è adesso. No, questo c'è. Parlami un po' dei componenti della bici. Componenti della bici? I miei non so se sono veri componenti perché fanno abbastanza cagare. Però questo è un sellino che, come vedi, si muove, quindi non va bene. Poi c'è una ruota posteriore, una ruota anteriore, i pedali, che la prima volta che l'ho usata si sono smontati ed ero qua con un pedale che è partito di là. Mi sentivo senza tetto. Poi campanellino, che non c'è perché sono povero, è quello che fa drin drin. Eppure no, nuova la bici, è nuova, però non lo so. E poi per il resto c'è la catena, sì, i raggi. I raggi sono questi sono i raggi. E poi per gonfiare la bici cosa usiamo? Usiamo la pompa, però diciamo anche quella sembra una farloccata, una farloccata. Esatto. Termine molto strano. E invece quello che stai stringendo cos'è? Il manubrio. Questo è il manubrio, noi lo chiamiamo manubrio. E questi sono i freni, freno destro, freno sinistro. E poi basta. Che cosa c'è d'altro? Della bici. Ah, le marce. Ci sono le marce. Le marce sono queste, no? Scali le marce. Vuol dire che cambi l'intensità in pratica della bicicletta. E se ti dico la tua bici è un bolide, cosa significa? Significa che non è la mia. In effetti. Vabbè, per i comuni mortali cosa significa? Significa che è una bici di qualità, molto veloce e che possiamo dire che è come quella che usano nelle competizioni.